Allora, sono sulla Roma-Lido. Roma-Lido è probabilmente la peggiore ferrovia d'Italia, anzi ha vinto alcun premio in questo senso. Ebbene, non dovrebbe essere così, perché circa 5 anni fa hanno stanziato 180 milioni di euro per rifare sia l'armamento ferroviario che il materiale rotabile. La regione questi soldi non li ha spesi, anzi a un certo punto l'assessore Alessandri ha anche detto che non doveva diventare una metropolitana di superficie, invece lo deve diventare, è nel nostro programma. Oggi, dopo tanti contenziosi tra regione e comune, non è stato fatto assolutamente niente, dal 1 gennaio andrà direttamente alla regione. Ma il punto non è solo chi la gestisce, il punto è spendere questi soldi per fare i lavori. Aggiungo una cosa, nel nostro piano quello che noi diciamo è che è importante che si costituisca una nuova società che abbia dentro le infrastrutture e il materiale rotabile di ATAC, Ferrovie dello Stato e di Regione, Cotra, le ASTRA. Perché? Perché se non hai tutti insieme gli attori che fanno la mobilità a Roma, avrai sempre tutti questi conflitti assurdi a spese dei pendolari che fanno avanti di lì. E poi, oltre a questo, l'incapacità di avere una visione complessiva. Ovviamente in questi 5 anni, oltre alla regione, la Raggi non ha fatto assolutamente nulla, qui come in tutte le altre infrastrutture. Però adesso è tempo di farlo, i soldi ci sono, il piano è anche chiaro, bisogna però avere la forza di fare un piano dirompente, non semplicemente dire la regione ha sempre ragione come fa Gualtieri ogni volta.